gastrite, Gigi, scemblare. senti, io devo lasciarti un momento. Devo fare un salto all'ospedale. Ho sbagliato. Ok, Va tranquillo. bene? Tranquillo, Torno tra sicuro. un po'. Forse stai fuori un po'. Ok. Rifatemi la Va bene? fattura, A anzi, dopo. mo se ce l'ho. Sì. Muovi in alto la mano, segui il Arrivederci, tuo signori. capitano. Muovi a tempo il bacino, segui il Ci capitanoncino. vediamo dopo, Yeah. Liam. Ciao. Mai detti che di. Ah, eccola, dottor Joey. Ah, signor Vittorio. Salve, mi scusi tanto, ho fatto tardi. No, no, anzi. Mi cambio velocemente, arrivo. Eccomi qua. Andiamo. Eccomi, sì. Prego. Come l'ho detto, Ah, a dottore, posto. ci tengo particolarmente a queste sedute psicologiche perché spero di riuscire a risolvere i miei problemi. Certo, con molta calma, si risolve tutto. Prego, si siede. Posso sedermi? Certo. A posto, allora, signor Vittorio, mi spieghi tutto. Ho chiesto proprio di lei perché l'ultima volta. Ci siamo visti purtroppo in una spiacevole situazione quando sono stato operato e in un momento così di delirio, di dolore, mi sembra di averle già accennato effettivamente qualcosa in merito alla mia situazione. Sì. Io, come ho detto, mi sono trovato in questa situazione in cui prima ero sempre molto amico di Caronte, stavamo sempre insieme, poi si è fidanzato con Luna, se ne è praticamente andato fuori dalla mia vita. Io all'epoca avevo paura, ho avuto una crisi di nebbia dovuto a questa situazione che mi stavo rendendo conto che effettivamente lei si stava portando via il mio amico Caronte. E mi dicevano tutti: no, non è vero, devi stare tranquillo. Ma nell'effettivo sono passati mesi, lei si è fatta assumere, si è da Luxor da me perché sono proprietario. Dopodiché si è fidanzata con Caronte. Tempo di fidanzarsi, si è licenziata, se n'è andata a Luxor. Però è rimasta fidanzata con Caronte. Quindi Caronte alla fine ha smesso di frequentare Luxor. È andata al Delicious, sta sempre a Delicious perché Luna si è fatta assumere lì, dalla concorrenza. Sì, Ah, Luna, ok. Ora ho dottore. capito chi è. Sì, dottore, capisce. Io Ok. detto, oggi mi trovo con questa amarezza nel cuore di una persona veramente, veramente tanto triste per aver perso il suo migliore amico ed essersi reso conto di avere ragione. Lui mi ha sempre parlato poco, adesso non mi parla proprio più, ci vediamo, ci scambiamo qualche ciao, facciamo qualche scorribanda di divertimento, ma niente di che. Giusto ieri sera abbiamo avuto un momento di avvicinamento, dopo mesi, capisce? Dopo mesi, finalmente ci siamo parlati, mi ha detto che stavo male, ma sempre come fa Caronte, non ci ho capito un cazzo, mi fa sempre le sue super cazzole che non capisco niente alla fine. E mi rendo conto che questa rabbia me la porto dentro. Perché do sempre in escandescenze. Io prima non ero così, ero una buona persona. Ero molto pacato, diplomatico, parlavo sempre. Adesso invece do di matto, faccio le cose strane. Dottore, mi sono lanciato da un cazzo di palazzo e non me ne sono reso conto. Ho paura di diventare una persona pericolosa. Lei ha ragione, chissà che un domani non vado in giro a sparare con le pistole perché penso da raptus di rabbia. Perché non riesco a sfogarla forse? Perché non ne parlo? Perché nessuno mi Ok, dà etta? no, allora, signor Vittorio, allora, prima di tutto c'è un bel respiro, tranquilli, ok, respiri, ok, quindi lei da quel che mi ha detto, il signor Caronte non si, lei signor Caronte non siete più in contatto, giusto? Sì, io sia un. Ma sa quei rapporti superficiali. Ok, lei ne ha mai, cioè lei ha mai provato ad aprire il discorso, comunque parlarne in privato? Sì, Un confronto? certo.
E cosa ha detto lui? Non so, non ho capito. Come non ha capito? No, mi ha detto che lui è stanco e stufo, si vuole prendere una pausa dal mondo, dalla vita. Non ho capito un cazzo, dottore. Gli ho detto, mi risponde a super cazzole. Io sono confuso, non so più cosa pensare. Ce la devo avere con Luna? Non ce la devo avere con Luna? No, io ce l'ho con Luna! Però lei non deve avercela con Luna. Come no? No, assolutamente. Ma mi ha buttato via l'amico, mi ha buttato via lei, perché alla fine non vedevo più lei. Mi ha buttato via una barista, che è sempre lei, ma me l'ha buttata via. Alla fine, capito, si è buttata via lei stessa, la barista e Caonte. Tre cose mi ha buttato via Luna. Perché non doveva vincere con lei? E ha più una cattiva influenza su Caonte. Non mi ha mai fatto il super cazzole. È sempre stato limpido e trasparente. E poi mi trovo in situazioni di merda, va bene? Mi trovo a fare tenso incomodo con quella che fa la suocera. Io sono andato a Delicius e l'ho trovata che chiacchierava con i suoi dipendenti. Si lamentava di Caonte. Vado da Caonte e mi si lamenta di Luna. Ma che cazzo vogliono da me? Io voglio stare con i miei amici, voglio parlare con loro, delle cose loro, non di loro. Non so cosa fai, dottore. Sono arrabbiato, sono stufo, sono stanco, sono irritato, va bene? Ok, questo l'ho notato tranquillamente. Però, allora, voglio... Caronte, quindi... Voglio guarire. Ma non c'è nulla da guarire, signor Vittorio. E semplicemente lei è preso dall'ira. Lei pensa che non sia giusto quello che sta succedendo, perché lei vuole un sacco di bene a Caronte. È arrivata una ragazza, una sconosciuta, e diciamo che le ha un po'... Non diciamo, comunque le ha sconvolto la vita. Ma quel che comunque sto deducendo, togliendo Caronte, togliendo Luna, togliendo tutto, lei deve anche imparare a vivere da solo, con se stesso. Ma io sto bene da solo. Però... Se lei sta bene da solo, togliendo il fattore Caronte, lei non sarebbe così... Cosa stai insinuando, dottore? Che non sono niente senza Caronte? Che non ho niente? Guarda, si ricordi che sta parlando con il proprietario del Luxo? Il locale più della città? Come allora, si permette? Io sono venuto qui con un consulto professionale. Esatto. Non pensi insultato. Ma non la sto insultando, si calmi. Va bene, mi rimetto su. Non la sto insultando, assolutamente. Le sto dando un parere professionale. Se lei comunque, da quel che mi sta dicendo, dipende troppo dalle persone, è perché non sta bene con se stesso. Perché comunque non ci vuole uno psicologo, però comunque le persone vanno e vengono. A volte persone arrivano, ti promettono di stare per sempre nella tua vita, ma il giorno dopo se ne vanno via. Ma è così che sono. Lei non può fare altro che andare avanti. A volte le persone... meglio lasciarla andare che, capì, tenerle. Quindi mi sta dicendo che devo mandare a fanculo Caonte e Luna? No, assolutamente. Prima provi a capire cosa le ha detto Caronte. Lei va arrivata a Caronte, dice: Caronte, io non ho capito l'altra volta cosa stavi dicendo. E in più lei deve anche capire che, essendo che lui è in una relazione, non dico che deve trascurare lei, signor Vittorio, però comunque in una relazione comunque nuova hanno bisogno di tempo e di costruire le proprie memorie, i propri momenti, conoscersi. Ci vuole molto tempo e molta pazienza. L'importante è solo che Caronte, e lei soprattutto, signor Vittorio, vi dimostri, cioè comunque siate disponibili nel momento del bisogno. Perché non è tanto il tempo che stai con la persona, ma i momenti che crei. Ma non è tanto la quantità, ma la qualità. Ma è vero, è vero. Però lei deve anche migliorare la sua gestione della rabbia. Esatto, e a questo proposito, okay, dottore. Mi dica. Come ho detto, io mi porto un peso nel cuore. Io so di essere cambiato. Io non ero così. La mia rabbia, so da cosa viene. Io prima ero un bravo ragazzo, un caro ragazzo. Ma lei può essere ancora un bravo ragazzo? Alla fine un giorno decisi di... semplicemente di essere assunto in un bar. Di avere un lavoro, okay, onesto. E invece mi sono trovato invischiato in una situazione di merda. Mi sono trovato che tutti i miei colleghi...
erano gente ben poco accomodabile. Ho cercato di uscirne, ma dal CTG non esci. E se decidono di inghiottirti, lo fanno. Tu puoi lottare quanto vuoi. E Sono che ha stato fatto? costretto a fare delle cose, come ho detto, che mi pesano, mi portano il cuore. E che ha fatto? Non glielo dico, Me lo dottore. dica. Non posso dirglielo. Vuoi tanto, ma non posso dirglielo. Perché? Perché finché lo dico, non è successo. Però lei sa che è successo. Esatto. Non si toglierà mai quel peso. E adesso capisce. È questa la causa del mio tormento. Non c'entra un cazzo con te. Conte è probabilmente in tutto questo è il mio parafulmini. Si becca tutta la merda. Ma io sto crollando, dottore. Come l'ho già detto, io sono qui per aiutarla. Sono Si stato sfoga, si costretto. apra. Dottore, va bene, io lo dico, però non voglio finire in galera. No, no, Io no, sono la no, no, no. vittima di tutta questa storia. Credo alla mia parola. Per aver salva la vita, dottore, sono stato costretto a levarne un'altra. Sono diventato un assassino. Per poter uscire, per poter essere libero, mi sono dovuto sporcare la coscienza. E la cosa peggiore è che l'ho fatta franca. Solo io e lei sappiamo questa cosa, dottore. Solo lei è? Solo io e lei sappiamo questa cosa. Io Liki. e lei. Lei, Ah, lei, io, ah, dottore. ok. È una storia di tanto tempo fa, dottore. Lo so, però purtroppo quel che è fatto. So Appunto. che non l'ha fatto in modo Mi è stata non messa in mano una volontario. pistola e sono stato costretto. Esatto, non voglio giustificare le sue azioni, però. Però sono assassino. Comunque, ho spento la vita, dottore. Lo so, però le ha spento una vita per salvare la sua. So che comunque non ha senso quel che dico, però se non l'avesse fatto lei l'avrebbe fatto un'altra persona, ovvio. Lei sarebbe con la coscienza a posto, però comunque ci sta. Lei ha voluto pensare a se stesso, ha voluto pensare, non so se poi lei abbia mai pensato in quel momento ai suoi amici, a Caronte, alle persone che vuole bene. Io in quel momento ho Però pensato a tutti, dottore. Io pensavo di rimanerci secco. esatto, ci sta. Non giustifico la sua azione assolutamente. Però deve anche capire in che situazione lei era. Non aveva un potere di scelta. Ripeto, quello che ha fatto è sbagliato. Ma non poteva farci nulla. Io condanno me stesso in quel giorno. Forse sarebbe stato meglio rimanerci secchi. Forse era meglio morire. È meglio No, che no, no, sarebbe non stato dica meglio così. morire. Non dica così. Ma Sei stato libero, dottore. Avrei avuto la testa libera, il cuore libero. E invece adesso così sono condannato. Il mio inferno lo sto vivendo qui, ogni giorno. ha mai cercato di trovare un po' di redenzione? Ci ha mai pensato? Cosa dovevi fare? Non lo so, come vorrebbe cercare di alleviare questa cosa, anche se Non lo so, sono non è qui. facile. Pensavo che alla fine di tutta sta storia mi allungasse 2, 3, 4 pastelli di Xanax e via. Beh, sicuramente un farmaco glielo prescriverò. Un attimo, scusi. Vabbè, E andiamo? lei immagino sia felice degli psicofarmaci. Però diciamo che comunque nella situazione che si ritrova i psicofarmaci aiutano molto. Però Aiutano, ma una volta finito l'effetto rimane lei con se stesso. Ecco perché secondo me deve prima capire, dobbiamo capire insieme come risolvere la questione, come cercare di alleviarle il dolore, anche se non è un dolore semplice da colmare. mi aiuti, dottore. Ma l'aiuterò, farò tutto quello che è possibile per aiutarla, assolutamente. Quindi io le posso proporre una cosa. Posso parlare con i miei superiori e se lei vuole, quando vuole, può venire qua nei medici, può fare volontariato Va per bene, 30 minuti. farò volontariato.
Mi piace. E quindi, però prima ne devo parlare con i superiori. Va bene. Così anche per, visto che lei comunque si sente in colpa per aver tolto una vita, ne può Magari salvare di altre. salvandone. Ha ragione. Esatto. Ha ragione. Posso diventare un eroe. Esatto, può diventare un eroe per una persona. Va Mi piace, dottore. Mi ha bene? convinto, sì. Speriamo Ok, che questa cosa gli perfetto. faccia star meglio. Aspetti, Si ma poi vedrà. vedo un sacco di cadaveri, un sacco di gente spappolata, tutti i pezzetti dove incollarli e fai No, queste cose qui. no, 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 un attimo, due minuti. No, quello no. Ah no? Quello degli interventi, ma lei Ah. non è specializzato negli interventi. Ah, ok. No, vabbè, non voglio Perfetto. vedere i cadaveri. No, Basta, ne ho tranquilli. abbastanza. Già la Absto. vista di uno mi perseguita. Va bene. Quindi solo questo è quello che voleva dirmi? No, Solo? dico solo, nel senso se salvo. Sono qui. No, Perfetto. no, basta. Allora, mi dia solo il suo numero. Ah, con la I, pensavo fosse con la Y. No, è Joy con lei. Tutti si confondono. Però va bene, l'importante è che sappiano un nome. Quindi è finita. Mi Sì, finita. sento già meglio, lo so. Perché Meno la male. consapevolezza di aver condiviso questo peso con lei, non so, mi fa sentire in parte già un po' più leggero. Ecco perché noi siamo qui. Grazie, dottor Joy. Senta, ma invece per quel modulo psichiatrico per il Porto portodarmi? d'armi? Ce l'hai, me lo sta chiedendo seriamente. Se ne vuole parlare, il mio numero lei lo sa. Va bene, grazie. Va bene, È stato perfetto. ovviamente gentile, dottore. Di nulla, assolutamente. Arrivederci, signori! Peppe stai! Senza casco, tutta zompettante. Sì, quello è il mio proprietario che ogni tanto gli parte la gamba di legno da pirata che ha e entra col motore. Ok, noi abbiamo cibo a base di pesce. Cosa preferite? Spaghetti alle vongole? Sì, Misto spaghetti al vongole. Salve, signori. Arrivato il capitano. Salve. Adesso arrivano e arriva il cibo. E per lei, signorina, cosa vuole da mangiare? Anche lei spaghetti al vongole? Se no c'è fritto misto. Sono tornato e non ho fatto una gran figura con la vicegovernatrice. Com'è andato dalla vice governatrice? No, 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 dico, è quella che la ragazza con dei capelli blu che hai servito. Ah, quella è la vice governatrice, faccio luca. La moglie del governatore? Ah, vabbè, dai. Vabbè. Comunque stava. Oggi ho fatto 57K, quasi 58. Bravo, bravo. Io invece sono andato in ospedale. Come mai? Che è successo? No, niente, avevo appena notato una visita psicologica. Ultimamente ho questi scatti di ira, sono piuttosto suscettibile. In più sta storia di Caronte Luna mi fa perdere st'affetto un po' facilmente, me la sto prendendo per una cazzata, io lo so bene. Chi meglio di me non sa che è una cazzata, eppure me la Alla prendo fine bene. non mi ha mai parlato della vera storia che accadde tra voi. L'altra sera, quando eravamo in centrale di polizia, era rimasto un po' così quando avevo fatto quell'affermazione su Luna. Quindi, se ne vuole parlare, si senta libero di sfogarsi anche con me. Sei un cavolo ragazzo, Gigi, sì, ti racconto molto semplicemente.
Posso capire appieno la situazione. Mi sono trovato anch'io in situazioni molto similari. Capisci che poi ho avuto alta crisi con te quando hai detto che sei innamorato di Luna? È una persecuzione. La mia ovviamente era una battuta. Alla fine ti posso semplicemente capire che all'interno di questa città penso che da come ne parli era proprio un punto di riferimento, Caronte, per Ma lo siamo sempre stati l'uno per l'altro. te. E ne Lui non l'ha mai voluto hai dare a provato a vedere. parlarne con lui? Lui non l'ha mai voluto dare a vedere. Ma è sempre stato reciproca la questione. E di punto in bianco mi sono trovato che ero io a cercare lui, lui non cercava più me. E ho smesso di cercarlo. Provare a parlarne privatamente quando Luna non c'è. Ma mi fa le super cazzole! Non ci capisco niente. Ti fa il super cazzo e non ci capisci niente. Allora prendilo, batti al muro e dici: cosa vuoi fare? O fai questo e torni a essere come prima, oppure se dobbiamo continuare così, io non ci sto. Glielo dici chiaramente, tanto ormai perdere per perdere. Però giocati la tua chance, imponi i tuoi diritti, perché comunque sei un essere umano, non è giusto che vieni trattato sotto le sole delle scarpe. Pensa a te, ti fermi, lo prendi da parte, prendi anche Luna da parte se necessario, perché comunque è stata lei la causa. Tu ti sei visto portare via, tra virgolette, se possiamo dire, portare via una persona a te cara, e tu adesso stai male per questo. Quindi hai pieno diritto di poter esprimere la tua rabbia, il tuo dolore, la tua sofferenza. Hai pieno diritto e pieno dovere di farlo. E di trovare una soluzione, ma non per te, Caronte, ma una soluzione per te. Il centro della situazione sei tu, non è né Luna. E Caronte, loro sono delle ragioni che ti hanno portato questo stato d'animo. Ma in primis dobbiamo lavorare su cosa fa star bene te. E a volte sembra brutto dirlo, ma è meglio lasciare andare che provare a tenere Vedi, una persona. vedi, anche tu me lo stai dicendo. Anche i dottori mi hanno detto di mandarli a fanculo. Mi state tutti dicendo di Vabbè, non mandarli a ti sto fanculo. dicendo di mandarli a Va fanculo, bene, va per bene, mi avete carità. convinto. Mi avete convinto. Li mandiamo a fanculo, lui e il Caronte. Devo andare. Aspetta, dove sei andato? Madonna mia. Fermo qua un attimo, calmati. Hai Non ragione. avere, non partire con i Hai guai in più. ragione, esistono i telefoni cellulari, gli mando un messaggio. Ah, sei calmo, Gigi! Perché sei diventato violento? Lasciami andare! Ma perché mi prendete tutti? Ultimamente sono sempre preso da tutti! Lasciami Ok. andare! Lasciami Ora ti calmi. Adesso andare! Non ce la faccio più, sono stanco. stanco. Non ho più la libertà di fare quello che voglio! Mi prendete tutti, mi dite Vittorio fai questo, Vittorio non fai questo, Vittorio non fai quello, Vittorio non fai quest'altro. Ma vivete a voi la mia vita, no? Riposati. Mo riposati, o voglio riposare. Chi sei? Mia mamma mi mette a fare il posino. Ah! Va bene, mi metto qua sulla poltrona. Comunque, stavo dicendo, non è questione di mandarli a fanculo. È semplicemente pensa a te, nel senso, non dar più peso. Passa oltre. Vai oltre. Sei una persona solare. Sei una persona che può farsene amici. Ne può far tanti di amici. Sia all'interno del posto di lavoro, sia fuori. Quindi. Non voglio accettare di essere stato abbandonato, va bene? Vittorio è stato abbandonato. Ok, non lo vuoi accettare, nessuno accetterebbe mai È la un seconda pensiero del volta che genere. succede. È il secondo amico che perdo. Ce ne ho perso un altro e non riesco più a trovarlo. Michele! Ti dirò. E adesso sto perdendo anche Caonte. Ce l'ho qui Perlomeno. davanti a me, lo posso vedere, ma è distante. Basta, hai ragione. È arrivato il momento di prendere in mano la mia vita. Di prendere in mano i miei sentimenti.
La mia vita già ce l'ho in mano. È arrivato il momento di mandare a fanculo metaforicamente Caronte. Non è più una persona affidabile, almeno con me. E quindi devo smettere di contare su di lui. Non è una questione di affidabilità. Questa volta cambia tu. Mettiti la mano qua dentro, sul tuo cuore. Pensaci. Questa volta cambia, perché questa volta non Vittorio non ci sarà sempre per tutti. Vittorio ci sarà per chi darà. Perché devi sempre dar tu? Hai ragione. E mai ricevere. Hai ragione, cazzo. Per una volta, quando ricevi, darai. Senti, vieni qua. Ti faccio il bonifico di $2,000 che non ho fatto allo psicologo. Sai che ti dico? È proprio vero che i baisti sono meglio dei dottori. Ciao. Ciao Vittorio. Come stai? Aspetta. Hai da fare? Ci sentiamo dopo? Cosa avevi in mente? No, niente. Per sapere, così. Io sono lì, ho chiuso il Luxo. Così. Ho detto, chiamiamo il mio amico Caronte. Guarda, io sono al Delicious, che stavo un attimo facendo una chiacchierata. Comunque non mi trattengo molto. Comunque, se vuoi sono qua. Va bene. Delicious. Sì, sono qua. E quando ti sbagli? Ah? Niente, arrivo. Il cappello fa culo. Mi ha ricordato Peppe che lo faceva spesso. Eh sì. Come va? Che è tira? Che è tira? Mm-hmm. Ma dove? Qua? Mm-hmm. Boh. Io non sono arrivato qua, cioè sono da poco qua. Senti, pezzo di merda, dove sta quell'altra? Vieni qui. Scusatemi, che? Cosa? No, niente, scusi, sì. L'ho scambiata per luna, mi scusi. Io non sono luna. Buonasera, pirata. Buonasera. Minchia, zio, spacchi con sto cappello. Grazie. Pirata dei Caraibi. Scemo di... Non lo so, dove sei svenuto. Sì, oddio, vai. Stavo per colpire Vittorio. Cazzo, mi sei detto ciao, però... No, buonasera. Ti sono sparito dai giochi. Comunque, voi due... In piedi. Cosa? Assati. Pezzo di merda. Ma cazzo sei tu? Che c'è? Assati. No, io non mi alzo, mi siedo. Tu non ti toccherai mai. Questa è una cosa che mi hai detto di fare il dottore e anche Gigi il barista, devo essere sincero. Ma? Vaffanculo. Bravo. Tu mi piace. Questa è una terapia, va bene? Vaffanculo. Me l'ha ordinato il dottore. Oddio, che volo. Vaffanculo, caro. Ma? E anche tu, Luna, vaffanculo. Ma? Sì. È un po' aggressivo, signor Barbalunga. No, ma non l'ho toccata, non l'ho picchiata. Non l'ho picchiata, non l'ho picchiata. Non l'ho picchiata, non l'ho picchiata. Non l'ho picchiata, ragazzi, non l'ho toccata. Vai, porco. Poverino, scappa. No, Madonna. Pepe! Uewe! Questo è per Caronte. Mi stanno picchiando. No! Non volevo. No! Comunque arrivo, no, tanto non mi prendi. Non volevo, cazzo. Ma non è un... No, ma no, non volevo. No, allora no. Un po' troppo aggressivo. Ammazzalo, secca. Aiuto. Occhio, scendi senza palle che non sei altro. Scendi, Maro. Uno, due. Scendi, vieci, hai paura di un topo? Ecco. Com'è? Dottore. Grazie. Di nulla. Grazie. Comunque, posso dirle, ho seguito la sua terapia. Ho fatto come ha detto lei, ho mandato a fanculo Caronte Luna. E non è finita per niente bene. Ma non ho detto di mandare a fanculo. Sì, lei durante la terapia. Ah, non te l'ha detto? Sì, mi ha detto il dottore di mandare allora a fanculo Caronte. Allora sei proprio una di merda. Ah. No.